Ciao bellissime! Allora, questo qui è un video un po' diverso dal solito perché vi farò vedere cosa ho messo nella mia pochette, diciamo, da viaggio, perché sabato e domenica andrò a San Marino per una gara con il cane. Ho portato via... porterò via poche cose, comunque ve lo faccio vedere. Allora, le ho messi dentro questa pochettona della AZ, che è molto grande, vedete, con questa cerniera così, molto molto grande. Allora, iniziamo. Allora, come prima cosa ho messo questi trucchi che mi avevano regalato quando ero un po' piccola, che sono abbastanza scriventi, e anche questi ombretti cremosi. Ho messo questi ombretti della Flora, delle Wings, vabbè, sempre regalati quando ero piccola, però scriventi, vedete, hanno un vasto assortimento. Faccio vedere il viola, è molto carino, ora ci vuole un po' di pressione, però vedete, molto brillantoso, molto carino. Tolgo dal mio dito, vabbè, così, e poi sotto, vabbè, dei lucida labbra suoi. Sì. Poi dopo porterò via anche il mio burro cacao della Labrosan. Ok. Poi il mio lucida labbra della Leo Crema. L'ombretto della Deborah, che si vede un po' male, però ora si mette a fuoco. Ok, vedete, della Deborah Life, che è il pesciolino. Non so di quale collezione sia perché mi è andato via la scritta, però era di, penso, di la collezione Giovannoni. Vedete, qui c'è scritto Giovannoni. Ed è questo colore, vabbè, sopra, vabbè, faccio vedere dopo sopra, questo colorino qui, questo rosa perlato, che faccio vedere, vedete com'è proprio molto scrivente, perché dà solamente un tocco di lucentezza, e sopra poi è lo specchio. Vabbè, poi porterò via il mio solito struccante della Flossé Makeup Remover. Da fuoco. Ok, vedete? Poi porterò via sempre un altro burro cacao della Labello. Lucida labbra stick dell'erbolario. Capisco perché ci vuole così tanto a mettere a fuoco. Beh, però vedete. Ok. Questo. Porterò via uno specchio, così, che ha due parti, una più piccola che è ingrandente, vedete, sto riprendendo con l'iPad, e un'altra normale, vedete, vabbè. Poi porterò via dei dischetti qui dentro, perché è molto comodo. Cotone. Poi il mio profumo della Fiorucci,
questi, vedete ce n'è rimasto abbastanza pochino. E sono 50 millilitri. Ok. Poi porterò via un altro lip gloss, questo qui, ultra brillantezza. Ok, della NY. Sono 15 millilitri. Molto bello. Poi porterò qui anche il lucida labbra della makeup artist Alessi Bronte. Ok. Sì. Questo colore qui, molto bello. Poi porterò via un pennellino piccolo, un pennellino sempre piccolo da blush, proprio da viaggio. E poi un pennellone da cipria. Sì, semplicissimo. E nulla. Questo qui sarà quello là che porterò via io per il mio, cioè per andare. Ah, e anche il mio lip gloss base di Hello Kitty. Se direte, vabbè, Hello Kitty non vale nulla. Invece sì, ed è il numero 10, al mango. Ora dietro non si legge nulla, però vabbè. Vedete che è proprio impossibile, non leggo nemmeno io. E non ce la faccio nemmeno a vedere quanti millilitri sono. Ok. E quindi nulla, questo qui era quello che porto io in viaggio per San Marino. E un attimo che mi si è slacciato il fiocchettino qui, vedete? Qui. Vabbè, ora lo rimetto un attimo solo. Ok. Bene. E vi volevo far vedere anche le mie nuove unghiette, che me le sono rifatte, diciamo, vedete qui che sono messe meglio, così, vedete, mi piacciono molto, le ho fatte a cielo stellato, quindi si è tolto e lo devo rimettere, perché sono andata a metterlo e poi mi si è tolto subito perché l'ho strusciato su un pezzo di carta. E mi si è tolta, però non avevo voglia, quindi lo devo andare a rimettere. Quindi, eccole qui, le mie unghiette. E quindi nulla ragazze, io vi saluto, spero che questo video un po' diverso dal solito vi sia piaciuto. E nulla, alla prossima, ciao bellissime!